Ma cosa fai lì nel prato, Simona? No, no, niente, sto raccogliendo le margherite. Ciao a tutti, amici di YouTube. Come sapete, mi occupo di naturopatia da oltre 20 anni e una delle richieste più frequenti, indovinate qual è? È questa: come mantenere la salute dell'intestino e quali sono i migliori rimedi naturali per la colite e per l'intestino infiammato e dolente? Oggi voglio dedicare un video a questo fastidioso disturbo che spesso provoca disagi, inconvenienti e situazioni poco piacevoli. Chi ne soffre lo sa bene e sa a cosa mi riferisco. Prima di parlare dei rimedi naturopatici, voglio considerare il significato simbolico di questo disturbo. Spesso la colite si collega a una irritazione nei confronti di situazioni o persone che stanno vicino e che vorremmo cambiare a tutti i costi. Purtroppo, siccome le situazioni o gli altri non cambiano così come vogliamo noi, il risultato non si vede arrivare e si scatena una irritazione anche interna. Di norma è molto meglio non aspettarsi un cambiamento dagli altri o dalle situazioni intorno, ma iniziare a lavorare su se stessi. Tra l'altro, quello che ci infastidisce negli altri è spesso il riflesso di un nostro lato oscuro. Per questo il mio consiglio è di riflettere bene su quello che ci circonda e prenderlo con molta più filosofia, o meglio, calma. Sul piano fisico, la colite è causata da agenti irritanti che possono essere fisici o chimici. Gli agenti irritanti fisici sono per esempio il troppo caldo o il troppo freddo. La temperatura di ciò che introduciamo nel nostro corpo è importantissima. Bisogna fare attenzione, per esempio, a non bere bevande troppo calde o troppo fredde e non metterle insieme mai, come succo d'arancia freddo e cappuccino caldo a colazione. Allo stesso modo, non bisogna accostare nello stesso pasto cibi caldi e bevande fredde, pizza fumante e birra ghiacciata, o viceversa, cibi freddi e bevande calde, tipo torta gelato e tè caldo, perché possono diventare un fattore fisico scatenante per la colite. Vi capita di essere sensibili al caldo e al freddo? Adesso sapete perché l'intestino reagisce e fate più attenzione. Gli agenti irritanti chimici sono sostanze contenute negli alimenti o nelle bevande che ingeriamo. Ognuno di noi reagisce a sostanze diverse, ma ci sono certi alimenti che chi ha la colite ben conosce, per esempio il latte, i latticini, il tè, il caffè, la cioccolata, la carne di maiale. Sono cibi che irritano molto più facilmente la mucosa intestinale. Per tante altre informazioni sulla salute naturale, basta iscriversi al mio canale. È facile, con un clic, così. E attivate le notifiche. Una buona tecnica che consiglio sempre è verificare in modo soggettivo, cioè provare a mangiare uno di questi alimenti alla volta, monitorare la reazione e scrivere come si sta. Alla fine avrete un diario alimentare personale che vi aiuterà a orientarvi consapevolmente nelle scelte alimentari, soprattutto per evitare ciò che fa male. Per quanto riguarda i rimedi naturali, ci sono due integratori che la letteratura scientifica e la cultura naturopatica descrivono come utili in caso di colite. Sono i fermenti lattici o probiotici che aiutano a ripristinare le colonie di batteri buoni che danno forza e lavorano attivamente per l'equilibrio dell'intestino. E l'estratto erboristico di semi di pompelmo che ha un effetto antibatterico e antinfiammatorio per la mucosa intestinale e quando serve anche astringente per l'intestino. I semi di pompelmo è preferibile assumerli in capsule perché le gocce sono molto amare. La combinazione di questi due rimedi naturali molto semplici è considerata un valido sostegno alla salute del colon in caso di colite. Questa sinergia naturale dovrebbe essere assunta con regolarità per almeno un mese di seguito per dare risultati stabili e duraturi. Per quanto riguarda le dosi, seguite le indicazioni riportate sulle confezioni che trovate nella vostra erboristeria di fiducia.
Queste indicazioni naturopatiche e altre per oltre 100 disturbi le trovate in uno dei miei 4 manuali di salute naturale, in questo caso il manuale moderno di naturopatia, di cui metto informazioni nell'info box qui sotto. Vi è piaciuto questo video? Mettete un bel mi piace. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Fate come me. Diventate portatori sani di salute. Condividete queste informazioni con i vostri amici e sui vostri social. Sono semplici accorgimenti naturali, ma potrebbero fare la differenza per molte persone. Ricordate che l'intestino è il nostro secondo cervello, il cervello enterico, collegato anche ai pensieri e alle emozioni. Bisogna averne sempre una grande cura, naturalmente. Alla prossima, ciao!